Ed ecco c'è qui con la parte C del Silmorillion. Scusate, vi ho lasciato sul più bello con Beren e Lúthien. Ho fatto il cliffhangerino alla serie TV, sono stato cattivo. Ma adesso rimediamo subito. Dopo che Beren si è ricordato che era partito per piarsi il Maril, non per far morire tutti i compagnetti suoi elfi. Quindi non è finita. E appena c'è una mezza pretesa sui Silmaril, te sbucano i discendenti di Feanor, Celegorm e Curufin, freschi freschi appena esiliati. Ratto de Lúthien 2! Ma basta! Non sapete perdere, ragazzi! Beren balzò sul cavallo de Curufin e se mise a struzzarlo! Dai, Beren! Mentre Wan gnafa più e tradisce il padrone! Lo fa a cascata a cavallo! Cuoque tu, Huan! Sei tu una merda che le gormita! Lúthien però non li voleva morti e allora Beren li deruba. Ma pare il minimo, compreso il coltello Angrist, che tagliava il ferro come fosse legno verde. Queste belle metafore di Tolkien, mi piace ridirvele. Hai ribestemmiato, Beren! No, no, Angrist, con la G. Eppure il cavallo de Curufin! Boh, annate! Ma codardamente Curufin, quando Beren e Lúthien se ne stanno a na, gli scocca una freccia da dietro. A Beren? No, a Lúthien! E lo vedi perché sei una merda! Tu ti appiassi alla Goffeanor! Curufin! Erpeggio! Manco Morgoth! Celebrimbor! Tu parla una merda! Ma Wan la intercetta! Vabbè, ci hai provato! Mo se ne andiamo! Vabbè? Va bene! Sicuro? Non è una roba alla mafia che mi dici sì sì, poi mi giro e me ne scocchi un'altra? No! Beren e Lúthien se ne stanno a na e Curufin ne scocca un'altra! Sempre contro Lúthien! E allora è Beren che si mette in mezzo e la pia in petto! E qua Wan diventa randagio. Rinnega i padroni e li insegue! Beh, avesce contro un cane che ha gonfiato Sauron, non è consigliato da 9 cinefili e mezzo! Non è consigliato da 9 cinofoli! Non è consigliato... Non è consigliato da 9 cinofili. Ah! Non è consigliato da 9 cinofili e mezzo su 10. Finisce così la storia di Beren? Maledetti stronzi. No! Perché Wan torna portando un'erbetta che lo guarisce. Che è proprio l'Atlas. La stessa erbetta che usa Aragorn per curare Frodo. E riescono a tornare al Doriath. Una volta che Lúthien è al sicuro, Beren, lacerato dal dolore, non per la ferita, dolore mentale, perché deve adempiere alla sua missione, va verso nord e canta! Il canto della dipartita. Vabbè, con st'atteggiamento, Beren. E Lúthien risponde! Ma hai seguito nata vota! Ma te credo, da solo do cazzo vai! L'ha seguito con Juan, ovviamente. Se no do cazzo vanno sti due. Prima deviazioncina verso le spoglie di Draugluin, il sire dei lupi mannari, e lo scuoiano. Poi se vanno a fregare gli artigli di Turingwetil, la messaggera di Sauron, una vampirona. Beren comunque non è contento, perché è troppo pericoloso! Allora, per la seconda volta, Juan parlò. Zitto. Senti, coso, lei è come Dobby, un'elfa libera. E fa come gli pare, capito? Ah! E tu zitto! Va bene. Beren si mette la pelle di Draugluin e Lúthien l'artigli di quell'altra. E via davanti ai cancelli di Angband. Morgoth vede Beren e Lúthien e fa... Yes. Poi vede Wan e fa... Azz, questo mena. Pure Morgoth ha paura di Wan. Ma non hai capito chi è? Che cani dell'ustre. Allora prende un cucciolino di Draugluin. E lo cresce personalmente. Lo gonfia col fuoco dell'inferno. Nasce Karkaroth. Te credo che è forte, si chiama come Goku. Quasi. Karkaroth, che vuol dire fauci rossi. Il più forte lupo mannaro che abbia mai solcato le terre di mezzo. Sì, vabbè, è la terza volta. Ma lo vedi? Ed è proprio davanti al cancello. Ma Draugluin, papà, sei tu! Sì, come ti sei fatto grosso, figlia mia? Vidi i video di Hador Presti. Mentre Lúthien, con la sola imposizione delle mani, signore, lo fa biocca e riescono a entrare, arrivando al trono di Morgoth. Sempre camuffati. Nessuno si accorge di niente. Vabbè, ci deve pensare Morgoth, che smaschera Lúthien. E poi la guarda.
quando questi te guardano è dura. Ma Lúthien regge il suo sguardo e gli dice che è qui per servirlo. Sto nella fase raga e il faccia. Sono una brava menestrella. Senti? Morgoth e tutta la corte sua s'abbiocca. E lui cade! La corona rotola via e Beren prende Angrist. Il coltello fregato a Curufin e scastona uno dei Silmarilli. Ma piali tutti a sto punto, no? Ma famolo bene sto Angband Heist. Non famo gli avidi, me l'ha chiesto uno. E Sopia a scapito di Angrist che si spacca. Era l'oggetto chiave per sta quest e basta. Ma c'è una maledizione sui Silmarilli. No, no quella di Feanor. Forse meglio una benedizione de Varda. Guardare ma non toccare. E non appena Beren lo stringe, non gli fece male. È degno! Perché sono Beren, bitch. E corrono verso l'uscita. Ma indovina chi si è svegliato male? Hanno preso per culo! Papano! Sei diventato un asciugamano! Rifuggi, mostro! Poiché io ho il Silmaril! Con la luce dei Valar al suo interno! Sti cazzi! Ciao ciao alla mano de Beren! Complimenti. Ma se non bruciava nella mano de Beren, così non è per il pancino de Karkaroth. Ah! La patatina più piccante del mondo. E fugge via con sto bruciore perenne de stoma. Un lupo gigante col potere dei Silmaril, che soffriva come una bestia. Purello però. Impazzito sbraga tutto quello che trova. Beren era esanime. Ancora. A Beren sta più straiato che in piedi, visto che le zanne di Karkaroth so pure avvelenare. Lúthien cerca di aspirare il sangue, ma arrivano le schiere de Morgoth. Svegliate pure loro. E chi li salva? Le aquile. Sempre le aquile, raga. Tranne per portarli a Mordor. Più precisamente Thorondor, il signore delle aquile, coi vassalli, riportandoli nel Doria. Beren sta una chiavica, ridaglia a curallo, guarito, yeah! Da allora venne chiamato Beren il Monco, Beren Ercamion. Oh, è così. Beren ciccio benzina. Vissero per un po' per cazzi loro. Poi Beren pensava che una principessa elfica col sangue maglia meritasse di meglio che vive in mezzo ai bozzurri. E tornano a Menegroth, a casa. Casa che era presa male da quando Lúthien se n'era andata. E Dairon il menestrello sniccia tutto pure sta botta? No, non c'è. Era partito pure lui a cercare Lúthien. Ma pensa, sei sempre l'infamone spione. Ma oh, l'amava davvero. E cercandola compose le canzoni che parlano di Lúthien. Proprio quelle che cantano Aragorn e gli elfi, che sentiamo nel film. Perché Dairon è stato il più grande menestrello da storia. Questo non te lo voleva nessuno. Non c'è un tranne. No, Thingol, tra l'altro, era rimasto alle pretese del matrimonio di Celegorm quando l'aveva rapita. E come la prese? Come al solito. Male. Ma stavolta c'ha ragione. E stava per muove guerra contro il Nargothrond. Fratricidio. Se bevendico pure per i teleri. Vaffanculo. Ma gli dissero che ci aveva già pensato il Nargothrond. Da schifa i tuoi fratelli. Bene, bravi. Allora ridatemi mia figlia. È scappata. Allora manda messaggeri a Himring, che se ti ricordi era il territorio di Celegorm e Curufin. Ma chi beccano sti messaggeri? Karkaroth. Cazzo, che sta arrivando nel Doriath. E il che cai de Melian? Robetta. E proprio adesso riecco bene nel Lúthien. Ho adempiuto alla mia promessa. Ho portato il Silmaril. E Beren sì. Dove sta? Ce l'ho in mano. E dove sta la mano? Dentro il lupo. Ho portato il Silmaril del Doriath. Beren, 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 Beren. Ha preso il Silmarillion, lo porta a te. E Thingol abbozza. Sentendo tutta la storia allucinante, si rende conto che Beren Ercamion, anche se è umano, Yammon. Famo sta follia, dai. Prima unione umano-elfo. Thingol acconsente allo sposalizio. Per festeggiare, caccia al lupo. E sebbene a me non piacciano queste cose barbare, stavolta ha senso. Partecipano Juan, Beren, Beleg, Thingol e Mablung. Dalla mano pesante. Cerca cerca, o trovano subito, perché non passa inosservato un lupo pazzo. E Karkaroth con un'abile mossa è addosso al re Thingol. Ma chi è che
ama tanto frapporsi. L'abbiamo conosciuto come il frapponitore massimo. Beren, e vi è sfragnato male. Basta, Beren, basta. Tocca a One. Mai nessun combattimento fu come quel. Sì, vabbè, come al solito. Sembrava fosse un clash tra il campione dei Valar e l'odio di Morgoth. E alla fine vince One, che però viene ferito mortalmente, perché sì, era Karkaroth, il lupo più forte mai esistito. Stavolta era vero. E One si accasciò vicino a Beren, parlando per la terza e ultima volta. Addio. Che finale, ragazzi. Eri meglio de Ferrir, de Sif, de tutti. Sei stato il miglior doggo. Ma perché era il cane più bello del mondo? Era meglio di Rindindì. Beren allora gli fece una carezzina sulla testa. E poi morì anche lui. Ma per favore, ba! Ma muoiono insieme! Che finalone, ragazzi! Gli caga in testa io e Marley! Marca il territorio! Forse piango. Ma Blung sviscerò Karkaroth, trovando la mano di Beren che stringeva il Silmaril ancora intatta! Ma quando fece per toccarla, essa sparì, rivelando il brilloccone. Allora, pieno di timore, Ma Blung prese il Silmarillion. E non gli è successo niente. Perché? Perché non risente della maledizione di Varda? Benedizione! Perché non brucia? Ma perché lui voleva toccarlo senza pretese, senza usarlo, signor Potte! E lo mise nella mano sinistra di Beren, che resuscitò. Come? Defibrillmaril! Ma già stavo a piagne! Fallo pure con la zampa di One! Fallo subito! Beren lo porse a Tingle, dicendogli: cerca complete! Come la mia sorte. Tornano da Lúthien, che aveva dei presentimenti. Beh, tutti sanno tutto sempre. E si rincontrano. Bello, eh? Tutte frasi effetto. Ma questo muore oppure no? No. Ah, ma ora sì. Oh, ma decidi! E Lúthien pure lei. Cosa succede? La gente si spegne e si accende come interruttori. Succede che Lúthien va nelle aule di Mandos e canta a lui in persona, in Valar, Urfea Euridicio, il canto più bello e triste mai sentito a Valar, che aveva due temi: il dolore degli Eldar e la pena degli uomini. E piangeva, piangeva. E Mandos per la prima volta fece: oh. Hai fatto oh? T'ho fatto pena? No, non è vero. Ma come no? Oh. Aha! Chiamo Nienna? Te piagnemo in stereo? Va bene, va bene. Anche volendo aiutarti, non ho potere sul destino degli uomini. Al primo video una testa così v'ho fatto. Allora Mandos, Namo, molto burocraticamente, chiede a Manwë: tu che ci capisci meglio dei pensieri dei Lúvatar, mettici una buona parola. E Manwë, scavando nel suo pensiero più intimo, dove Lúvatar si rivelava: nel mio intimo c'è Lúvatar. Scoprì che c'era una scelta. Le scelte, signora Lúthien. O vieni a Valimar, la nostra bella città, a goderti la vita eterna fino alla fine dei tempi, o torni indietro con Beren, senza certezza di gioia e futuro, stavolta crepandoci per davvero, poiché quello è il dono degli uomini. E Lúthien scelse la numero 2, voltando le spalle al reame beato, intrecciando il suo destino per sempre a quello di Beren. Aragorn e Arwen, vi siete inventati in cazzo! Tra l'altro Arwen l'ha presa molto peggio la morte di Aragorn, ma quella la diremo al ritorno del re. Così finisce la storia di Beren e Lúthien, gli unici due a recuperare un Silmarillion, dove tutti fallirono, persino Feanor, sti due scemi già fecero. E con loro le stirpi degli elfi e degli umani per la prima volta si unirono, dando vita agli ibridi, mezzo sangue Mudblood, i mezzelfi. E finita la storia loro, Beren e Lúthien si stabiliscono nell'isola verde di Tol Galen, nello Siriand. E gli Eldar in seguito, indovina, gli cambiarono nome in Dorfinr i Gwynar. Capite perché non posso mettere i nomi di tutti i personaggi e tutte le cose sempre? Non posso mettere.
qui nacque Dior il Bell. Quindi non è bello ciò che è Bill, ma ciò che è Dior. Meanwhile, Maidros, il monco before it was cool, gli pia bene sentendo le imprese de bene nel Lúthien. E capisce che Morgoth è Oriana fallace. Allora vuole riunire Yeldar nell'unione di Maedhros. Orodreth, sei con me? Te possino mandare a Mandos, sei proprio inutile. Dillo ai tuoi fratelli che se sono comportati male. Ma va a perdere un'altra torre. Di quelli del Nargothrond ce va solo Gwyndor, che ha rosicato per la morte del fratello Gelmir nella Dagor Bragollach, la quarta battaglia, quella che è nata malino. Intanto però Celegorm e Curufin non se sono scordati di Tingle. Ridascer Sirmaril! E Tingle, insolitamente, perché di solito è così morigerato, se incazza. Oh, ma sti elfi, buoni, cari e perfettini, rosicano più di papà Castoro con l'Alzheimer. Raccontaci una storia! Non me la ricordo, vabbè? Ma perché state sempre qua? Manciate dei genitori, vanno ammollato qua per non pagare a babysitter. Forse sto esagerando. Ridaglielo sto brilloco. Scordamo se sta storiaccia. No. Bene, nel Lúthien hanno tribolato tanto per portarmi il mio tesoro. Ma come brilla. E Maidros abbozzò perché voleva riunire gli elfi. Ma Celegorm e Curufin, che sono cicciati fuori da 100 pagine e hanno rotto il cazzo già da 150, staranno buoni sto giro? Sì, sì. Giurano di squartare Tingle e tutto il popolo suo. Ma la smettete di giurare a caso? Pazzi! Qui non serve il voto infrangibile. Il giuramento è infrangibile solo a fallo. Maedhros si concentra però sull'unione degli elfi e raduna pure i nani, l'amici sua, ti ricordi? Lo joina pure Fingon con quelli della casa di Ador. Eppure la terza stirpe, Yalet, gli danno retta. Ma il loro capo Halmir muore, venendo rimpiazzato da suo figlio Aldir. Questi invece cambiano la lettera in mezzo, come i cani di razza. Si chiamano tutti simili al padre e riescono pure a ripiarsi il Dorthonion, tornando fino ad Angband, in campo aperto. L'obiettivo è prende Morgoth a tenaglione, per così, con Fingon dall'altra parte, nell'Ithlum, che aspetta il segnale di Maedhros per l'inizio della quinta battaglia del Beleriand, la Nirnaeth Arnoediad. La battaglia ride bene, gli ride ultimo. Che vuol dire? Meglio che te lo dico dopo. Dai, Maedhros, do star segnale. Vedo solo polvere. Dall'Anfauglit, ex Ardgalen. Ecco, se sarà tardato a vestisse. Con la mano sola. Do sta! Maedhros è stato ingannato da Uldor il maledetto. Che costo nomignolo. Figlio di Ulfang, uno dei capi degli Esterling, ti ricordi? Uno di quelli che Maedhros aveva accolto, ma che era una spia infame di Morgoth. Ce l'ho fatta anche stavolta. L'assalto è finito ancora prima di partire. Come faremo? Faremo che chi te sbuca fuori? Il parente che viene a fatte visita ogni tanto, Turgon di Gondolin, a capo di un'armata vestita di tutto punto e virgola. E che non si dica, dov'era Gondolin? È qui! Il giorno è venuto! Ma come? Non era? Non è questo il giorno? No, il giorno è venuto. La notte sta per finire. Sì, però aspetta, Maedhros. Ma stanno arrivando gli orchi. Te fa fregare da Morgoth, che se famo sempre fregare, perché siamo impazienti. Gli orchi infatti avevano l'ordine di fargli uscire dalla fortezza di Eitel Sirion, che appunto sta tra lo Ithlum e l'ex Ardgalen, e cominciano a urlargli cose brutte. Fumate qua lupa mannera! Ma gli elfi non si fanno abbindolare. Quindi che se fa? Parle diplomatici di Morgoth, che già fa ride così. Ma ancora di più perché la diplomazia di Morgoth consiste nel portare un elfo prigioniero. Ce n'emo altri! Questo è doppione! Tagliargli le mani e i piedi e poi staccargli la testa. Tenetevelo! Manco più in Niermint! Eppur, poro elfo! E Martin deve solo prendere appunti. Mannaggia mucciaccia, che finascia. E poi se ne vanno. Diplomazia lungimirantissima. Ora, sfortuna volle che quell'elfo sia stato proprio il fratello di Gwyndor, quello che lui credeva ormai morto, Gelmir. Vabbè, adesso sei sicuro.
Elfi impazienti, strikes again! Gwindor e i suoi partono! I diplomatici, ciao! Armenos è vendicato. E tutti gli altri Noldor, a sto punto io hanno appreso, squartando l'esercito dell'Ovest di Morgoth. Succede, poca roba messa lì apposta. Arrivano alle mura di Angband. Ma non entrate, per favore! È da Feanor che entrate e fate una fine brutta! Meglio stealth, come bene nell'Udien! Gwindor e i suoi entrano, tutti morti. Tranne Gwindor, che viene catturato. Sempre così, sempre, nel trappolone. Allora Morgoth fa uscire il grosso dell'esercito e ricaccia gli elfi. Siamo nel pieno della Ninret Arnoediad, la battaglia delle innumerevoli lacrime. Te l'avevo detto che era meglio di tutto dopo che vordì. La battaglia dove muore un fracco di gente, tra cui Haldir, signore degli Aladin, e tanti uomini del Brethil, che ormai sono proprio spacciati, circondati. Ma quando tutto sembrava perduto, con imperituro coraggio e sagacissima prontezza, ecco che arriva l'esercito di Thingol, che stava a proteggere il passo del Sirion. E quando tutto sembrava perdutissimo, arriva Maedhros da Est, coi figli di Feanor. Finalmente a Tenaglialli. Morgoth allora dà il tutto per tutto e manda fuori Barrog con Glaurung, il padre dei draghi. Wow, il grande verme. Ma perché? Ma meglio padre dei draghi. Genitore rettiluno, con appresso la sua stirpe. E poi lupi e cavalieri sopra i lupi e spingitori di cavalieri sopra i lupi, versus Aedros e Fingon. E qui Uldor il bastardo, visto che Ulfang è il maledetto, tradisce e si mette ad ammazzare la retroguardia dei figli di Feanor. Ma finiscono male, perché andare da Morgoth se finisce sempre male, e meno male. Come ci si difende da Glaurung? Lo sapete, con i nani. I draghi sono i pisani e i nani sono tutte le altre città della Toscana. Per proteggersi dal fuoco e per far paura, combattevano con delle maschere di ferro. Fu così che Glaurung spiattellò tutto Azaghal di Belegost. E Azaghal, con le sue ultime forze, zaccagna la panza di Glaurung. Ma non lo ammazza. Però Glaurung se ne va, con tutte le bestie appresso. Che se ne va a capo, che ci sto a fare io qua? Ma ecco che da occidente, accidenti, chi arriva? I Barrog, con Gothmog, signore dei Barrog e detentore della cintura di campione del fuoco, strappata a Feanor. Con lui un'armata tre volte superiore a quella di prima, che s'abbatte su Turgon e su Fingon. Ed è qui che parte il duellone, Fingon contro Gothmog. E un altro Barrog che lo lazza da dietro. Ma era un 1v1. Gothmog è nella fase heal. Qui, eh sì, ci lascia Fingon. Aule di Mandos, arrivo! Spatrugnato da Gothmog e da tutti gli altri Barrog. Una porpettina diventa. Qui cade un altro supremo re dei Noldor. La battaglia è praticamente finita. Rimangono Húrin e Huor, quelli di Ador, e Turgon, che tengono le Termopili del passo del Sirion. Allora Húrin disse a Turgon di fuggire. Shock! Perché Gondolin era ormai l'ultima speranza degli elfi. C'ho sta sensazione. Profezia? E Huor aggiunse che dalla sua casa, unita alla loro, sorgerà la stella. Speranza degli elfi e degli uomini. Ma guarda che l'unione elfi umani già hanno fatta. Non ti credere. E mentre si dicevano questo, tra loro c'era un altro che ha ascoltato queste parole. Maeglin! Tu ricordi Maeglin? Unire in che senso? Mica c'entrerà Idril! No, Maeglin, che hai capito? Benissimo, hai capito. Allora Turgon raduna quelli de Gondolin e de Fingon rimasti, e insieme ai suoi capitani, Ectelion e Glorfindel, si porta via con gli uomini di Ador a fare da retroguardia.
al grido di Eru patria famiglia, sacrificandosi come a controbilanciare il peccato di Uldor e i suoi. Ma ti ricordi che c'era pure un altro capo degli Esterling? Bor! Pure lui è infamato? No, lui rimase con Maedros e fu chiamato Bor il Fedele. Comunque sia, andava male. Battaglia delle innumerevoli lacrime. Gli orchi fecero ponti coi cadaveri dei morti per accerchiare Húrin, Huor e i loro. E il primo a cadere fu Huor, trafitto da una freccia avvelenata a Nocchio. Poi toccò a Húrin, che con ascia a due mani sfragnava tutte cose. Fu catturato. Aia. Fine della Nirnaet Arnoediad, la quinta de quenta battaglia della prima era. Stiamo sempre nella prima era. A voglia. Vince Morgoth su più fronti, perché ha anche seminato zizzania tra elfi e uomini, che si dovevano unire contro di lui. Da quel giorno gli elfi schifarono un po' di più gli uomini, tranne quelli delle tre case degli Edain. Quelli di Beor, quelli di Ador e quelli di Haladin Haleth. Ma comunque, il regno di Fingon distrutto, Lithlum venne dato agli Esterling, i figli di Feanor alla macchia. Morgoth si era pappato tutto il nord. E l'anno dopo prova a bucare Falas, con Círdan che prova a regge. Ma pure qua Morgoth passa, distrugge i porti e la torre Barad Nimras, con la gente che fa una finaccia brutta brutta, tranne quelli che riescano a fuggire con le navi, come Gil-galad. Cicciano sempre di più fuori i nomi che conoscevo. Si rifugiano a sud, sull'isola di Balar, quel pezzettino di Tol Eressëa che si staccò quando Osse trasportò il carico d'elf. Morgoth a sto punto sapeva bene che mancava solo Turgon della casa di Fingolfin da far fuori come supremo re dei Noldor oggi. Proprio quel Fingolfin che l'aveva zaccagnato al pietino e l'aveva reso un poco stick celestiale. E sì, pure Tingol. Ma Tingol se fa i Doriath sua. Quindi Turgon, che non si trova, come si fa? Va a chiamare Húrin, suo prigioniero, che c'è stato, ti ricordi? Ma Húrin non cede e ride in faccia al pericolo. Morgoth non apprezza e lo incatena in un luogo alto 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 del Thangorodrim, come uno strano Prometeo, condannandolo a vedere e sentire tutto sotto il culo che farà a quelli che ama. Io ti consacro a te e ai tuoi figli. La zella suprema, il fato di Morgoth. Guarda, faccio pure la collinetta dei cadaveri in mezzo all'Anfauglit. Gli do pure un nomignolo carino. Il tumulo del massacro. Madonna, Ramsay Morgoth. Ma tra tutto sto desertone, solo lì vi crebbe l'erba, come a ricordare la pianura padana quella passata. Una collina che nasconde le spade degli Eldar e dei Dain periti. La collina di spade. Ed eccoci un altro personaggione, Túrin. No, gli sei sta presso, che da quello che ho capito è amato da tutti, capito bene? Anche se per me questo è strano. Ed è approfondito in tutto un racconto suo, i figli di Húrin. Ma io parlerò solo di quello detto nel Silmarillion. Ma prima di lui parliamo di Tuor, figlio di Rian e Uor, che avevamo salutato da poco, e che è morto 2 mesi dopo averlo messo in grembo a Rian, tipo Goten. Túrin, capoluogo piemontese, invece è figlio di Húrin. Bravi che fate le rime. Cioè, Uor e Húrin, Tuor e Túrin. No, Tolkien, ma... Húrin, che avevamo appena lasciato sul cucuzzolo del Thangorodrim, e Morwen, da casa de Beor. Tuor fu cresciuto dagli assistenti socelfi del lago Mithrim, quello di inizio, perché la madre, appena partorito, andò sulla collinetta di prima, dove stava pure il marito, e se lasciò morì. Allora non so solo le madri erfiche, so tutte le cazzo de madri egoiste che si lasciano esplodere e me lasciano i bambini nei casini. Un altro Feanor, Túrin invece, c'aveva una sorella, Urwen, soprannominata la Light, che voleva dire risata. Potevi chiamarla Loloit. Che però morì a 3 anni per la pestilenza. Ma allora non c'è un cazzo da ridere, mi scusi. Erano tempi duri dopo la vittoria di Morgoth. Gli Esterling venivano a rompere le scatoline e a rubasse la gente per farla schiava. E Morwen, per paura che se battessero pure il fio, lo manda da Tingol. Poi partorisce l'ultima figlia di Húrin, Nienor, che vuol dire lutto.
Ecco, già meglio. Turin raggiunge Eldoria, che tanto sta in mezzo. Tutte le strade portano a Doriath. E Tingle se incazza? No, lo accoglie. E meno male. Sa anche cambiare idea. Sa anche quando sbaglia. E si era sbagliato sugli Edain. Dopo Beren, Turin vive lì per un po' di tempo, crescendo bello e forte, mentre aveva notizie di sua madre. Poi, più niente. Mamma! Andiamola a cercare! E va accompagnato da Beleg Arcoforte, il capo dei guardiani di Tingle, che avevo già nominato qualche volta. Ma adesso si pia la spotlight che merita. Questo è uno vero fratelfo vero. Turin si mette il meglio elmo del Dorlomin, l'elmo di drago, Turgarian. Parte e ritorna, dopo 3 anni, tutto scarufato. Com'è andata? Lo vede un certo Syros, geloso per come veniva trattato Turin. Allora lo pia per culo, lo stuzzica. Sporco umano in mezzo a noi, che siamo esseri soprariori. Senti, levate, non c'ho tempo, sto cercando la mia mammina. Allora parliamo della tua mammina. Non ti permettere assolutamente. E Syros lo aggredisce. E allora te cerchi, Syros. Turin si difende. E sto cretino de Syros casca male in un precipizio, fratturandosi tutte cose. Turin pensa che è legittima difesa. No, son fuori legge. Il fato di Morgoth, la iella che ha tirato al padre, tutta una storia di ielle. Ma no, parliamo con Tingle, lo si risolve. Abbiamo visto tutto, c'è delle attenuantissime. Fuggo! Lo dicono a Tingle. Ma perché se n'è andato? C'aveva ragione lui. Ma che ne so, pensa che stiamo in un film di Hollywood, che gliele va viermo e distintivo. E così Turin si unisce a una banda di bricconi, diventandone il capo, autonominandosi Nathan. Non Nathan, Nathan l'offeso. Beleg va alla ripia, dai. E lo trova dopo un anno, o meglio, i banditi lo catturano. Fermi, è un amichetto mio. Beleg lo informa che gli orchi ancora spingono. Pusha orco. E hanno trovato un passaggio dall'ex Dortorion. Ora Tauron Nufuin. Il Dimbar ne sta a fare le spese. Dimbar che sta vicino al Bredil. E gli uomini di Aleth sono turbatini. E il Bredil sta attaccato a Doriath. Capisci dove voglio arrivare? In più, Re Tingle t'ha perdonato. Anzi, non c'ha mai avuto con te. Vieni con me. No! Perché? Perché so offeso! E si dirige verso Amon Rudd. Ma perché devi far così? Voi mi dite che Turin vi piace tanto, ma... Cioè, Fëanor c'aveva dei attenuanti. Vuole una roba loro, gli è morta la madre, gli hanno ammazzato il padre. Questo sta a fa tutto da solo. Anche lui non è che si è messo benissimo, ma Fëanor sappiamo con la gente giusta. No, con chi t'ha fatto niente. E te perdona pure. Non me fa come Catelyn, Turin. Beleg torna nelle mille caverne. Spiega tutto a Tingle, che lo ringrazia per i suoi servigi. Potevi far meglio, potevi portarlo qua. Ma chiedimi quello che vuoi. E Beleg gli chiede una spada. Anglakel! Dalla lama nera e forgiata dal metallo infuocato proveniente da una stella. Lama nera! Non ti ricorda qualcuno che ha creato un metallo nero? È duro. Sì, è una spada creata da Eo. Mi dite la regia sempre, perché nel Silmarillion c'è scritto. Però è bello dirvelo. E c'ha una spada gemella, che c'ha Maeglin, ovviamente. Che l'ha fregata al padre quando si è dato ca' madre. Pure le spade c'hanno la cosa la beautiful. Cocomeuriel. No, Anguirel. Però sono fatte da, con un metallo di un meteorite, non col Galvorn, me sa. Vabbè, ta spada è capace di spezzare qualsiasi ferro tratto dal suolo. Ma state a court, perché questa spada è cattiva. Essa non amerà la mano che la impugna e presto ti abbandonerà. Ma c'è qualcosa di non maledetto che tenta di ucciderti in questo mondo? No. E Beleg rispose: sti cazzi! Allora la userò finché potrò. No, Beleg, poggia qua la spada, fidate. Pure Melian gli fa un dono. Una robina che conoscete bene. Il Lembas. Una carrettata. Portalo pure a Turin. E attenzione, questa non è solo una pagnottella. È il viatico della regina. C'è il suo simbolo. Perché secondo le costumanze degli Eldali, la conservazione e distribuzione del Lembas spettava solo alla regina. E mai era stato consegnato per un vile umano. Mai! Quindi, regà, abbiamo sottovalutato l'importanza di sta scena. È un dono di Galadriel, fatto da Galadriel, importante per Galadriel e tutti gli altri elfi. Oh! Quanti esamagnati? 4! A morte! Così Beleg parte.
E intanto Turin, perché è andato in questo fantomatico Hamon Rud? Perché lui e i suoi, stanchi della vita maranzina, cercavano un rifugio più sicuro. Ed ecco che te cioccano. Tre nani, pigliateli! Uno lo pigliano, mentre gli altri due fuggono. E un bandito tira una freccina. Sto nano atterrato si chiama Mimma e do abiti ad Hamon Rud. O come si chiama adesso, perché sti cazzo d'elfi cambiano i nomi dei posti continuamente. Shit! Oh, è bravo Mimma! Ma allora lo sa pure Tolkien! Il libro se lo dice da solo! Self-aware de Tolkien totale! Ve sto di tutti i nomi perché mi rendete conto. Per esempio c'è sta una, mo non me so segnato chi, mannaggia. Indovinello, ditemelo nei commenti. Che piagne da una parte e cambiano nome al posto perché questa ci piagne, ma sta buona, maridi! E si porta a casa sti banditi. Bravo, fatto occupo a casa. Arrivati scopre che uno dei suoi due figli, che erano quelli che erano scappati, Kim Periu. No, mi dispiace tanto, nuovo amico, per colpa di una freccina. Ah, mi dispiace tantissimo! Ti prometto che se mai farò i sordi, ripagherò tu fio a peso d'oro! E Mim? Ok, mi sei piaciuto! Che bel modo di superare un lutto! Inseriamolo nel nostro ordinamento! Omicidio colposo? Pidu belle bilance da carico? Metti la bara da una parte! Troppo. Così Turin e i suoi cominciano ad abitare costi nani dell'Hamon Rud, una montagnella a est del Doriath e a nord del Nargothrond. E se fa raccontare le cose, che regà, so plot twistoni, I nani di cui abbiamo sentito parlare, quelli di Belegost e Nogrod, non so i primi arrivati nel Beleriand. E persino prima che arrivassero in Holdor, c'erano loro, i nani della stirpe sua. Una terza stirpe. Pensi che Tingol abbia scoperto le mille grotte? E che siano naturali? Fatte da aule così precise? No? No! E chi l'ha fatta? Noi! E dai, Edain! Le avemo fatte noi e ce le hanno tolte, rubate! Ecco perché la sua stirpe odia tutti, orchi, elfi e pure l'altri nani. Sì, ma come si chiama la tua stirpe? Ci chiamano nane rottoli, perché siamo diventati ancora più bassetti dei nani normali, pure! E col tempo sono andati dimenticati, e de sta stirpe sono rimasti solo Mim e i figli. Il figlio. Dai, t'ho chiesto scusa, poi te pago. Passa il tempo, l'inverno diventa sempre più duro, mano a mano che la forza di Angband aumentava. E chi finalmente lo ritrova a Turin? Beleg! Oh oh oh! Ho portato i regali! Scam, tu sei un elfo, non sei Babbo Natale. Te li do se vieni con me. No! E allora è Beleg che rimane un po' con loro. E Mim non era contento. T'ho appena detto che gli elfi ci schifano e ci hanno fregato tutto! E me ne porti uno del Doriath! Na grotta mia! Popo uno de mene, Grot! Ma Grot vuol dire grotta, quindi. Sì, grotta. Dimora sotterranea. Ah, oh, vedi, una parola che suona come vuol dire. Almeno per noi italiani. A me solo questa è rimasta de grotta, Non tado! Ma è ora di un'altra bottarella da parte de Morgoth, che invade il Doriath settentrionale. Se sta avvicinando sempre di più, visto che Turgon non si trova. Rimane solo Tingol che può dar fastidio. E soprattutto Melian. Gli orchi arrivano dalle parti del Bretil, ma poi si fermano. Perché da ste parti si aggira una presenza brutta, 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 brutta. Chi? Turin! Con l'elmo di drago! Insieme a Beleg Arcoforte! Finalmente non è più offeso! Cambia soprannome? Sì! Mo è Turambar finalmente, come si chiama il capitolo? Ma di che? Turin falso cortese! Gortol, il terribile elmo! E i senza capi, demoralizzati di quelle terre, ripresero forza e si unirono a lui. E quella terra, tra il Telmin e il Doriath occidentale, venne chiamata la terra di Arco ed Elmo. A zona loro. Ma dopo un po', Mim e l'unico figlio rimasto, gli Ibun, vengono catturati dall'orchi. Fasse catturare è un pretesto di drama molto comune, come avete visto. Ogni tot se cattura qualcuno e gli se fanno dire le cose per salvare lui e quelli a lui cari. E gli orchi ammazzano tutti i compagnucci di Turin, mentre a lui lo cattura. No? C'è da dire che Mim prega gli orchi di risparmiarlo, almeno questo. Finito il burdeo, Mim esce fuori dal suo anfratto e s'accosta tra la montagna dei cadaveri, trovando un sopravvissuto. Beleg! E qua Mim! Un po' una merda, Mim!
L'odio verso gli elfi gli ciscia fuori tutto de botto. Prende la spada Anglakel e sta per avverare la profezia. Sta spada cambia padrone. Spada bacchetta de Sambuco. No, Beleg gliela strappa e Mim si fa pupù sotto. Beleg si ricchiappa e parte per la cerca di Turin, Nadavor, finché non si imbatte in un elfo tutto sfragnettato, porellino, e lo aiuta dandogli un po' di lembass. Chi sei tu? Gwyndor! No! Quello catturato dopo che gli hanno sfilettato il fratello davanti nella quinta battaglia, la Ninred Arnoidad fu messo ai lavori forzati da Morgoth. E questo l'ha un po' fatta bozza nel corpo e nello spirito, ma è riuscito a evadere. Hai mica visto passare un Edain incatenato? Usai sì? Te do una mano. Raggiungono l'accampamento degli orchi e riescono a portar via Turin. Allora Beleg sguaina la spada Anglakel per liberare Turin dalle corde. Ma è questa l'ora che la spada passi di mano? Sì. La spada scivola, Beleg smanaccia un attimo, ma porca, e ferisce Turin a un piede, che si sveglia nel buio. Non ci capisce un cazzo, disarma Beleg e lo ammazza. No, Beleg! Turin, ma che cazzo fai? Ho onestamente rosicato a leggere sto passaggio. Ve l'ho detto che Turin non lo amate tutti, a me amo più Fëanor, amo più Fëanor. Ma ti vuoi guardare un attimo intorno? Così finisce Beleg Arcoforte. Insegna i Valar ad essere il più fedele degli amici, il massimo esperto Build Dex del Beleriand. Era serio veramente questo? Legolas, forse le orme vuoi inciamparci dentro? Ma il tempo a nostra disposizione è finito anche stavolta, piccini miei. Quindi ci vediamo con la parte 6. Dai, ne manca una e poi un'altra. Ne mancano due. E stiamo ancora quasi alla fine della prima era. Mentre io sto a fare tre cose insieme. Forse alcune le avete già viste, forse no. Pure per questo ci ho messo un po' di più a fosci questa. Ma mo mi sbrigo, giuro, mi sbrigo. A costo dei fosci l'ultima d'agosto. Ma ci siamo quasi. Ci vediamo presto. Ciao ciao.